Signor Sindaco, lei è il rappresentante di tutti i cittadini vigianesi oggi che sono qui presenti a Viggiano, ma anche dei tanti vigianesi che grazie a questa diretta sono sparsi per la Basilicata. Un saluto ai suoi concittadini e a tutta la Basilicata, ovviamente. Sì, un saluto a tutti i concittadini vigianesi, li ringrazio per la pazienza e per il contributo che stanno dando alla festa. In più saluto tutti i cittadini lucani, vigianesi che stanno in terra della Basilicata, ma soprattutto a tutti i vigianesi nel mondo. Insomma, il messaggio dove può arrivare, li salutiamo tutti con grande affetto, perché loro sono ancora più legati di noi proprio perché stanno a tanti chilometri di distanza e quindi vivono magari con un po' di dispiacere il fatto che oggi non sono qui presenti ad onorare la Madonna di Viggiano. Sindaco, oggi si celebra la festa della Basilicata intera, uno spiegamento di forze importante per questa e anche di organizzazione per questa festa. Sì, sono almeno 2 mesi che ci stiamo lavorando quasi quotidianamente sulla festa, tralasciando anche alcune cose insomma di ordinaria amministrazione, proprio perché questo è un fatto straordinario. Ricordiamo a tutti che Viggiano è un paese di 3.000 abitanti, ma che nei giorni della festa arriva a 80-90.000 presenze, quindi l'impegno da parte, che ringrazio, delle forze dell'ordine tutte, l'impegno anche, ripeto, dei tanti volontari, ringrazio anche tutti i sindaci, tutte le istituzioni che oggi sono presenti per onorare la Madonna di Viggiano. È un momento forse più importante della regione Basilicata di raccoglimento attorno ad un simbolo importante, un simbolo religioso, la nostra Madonna di Viggiano, che riesce ad unire la Basilicata, e questa è una cosa molto bella. Sindaco Cicala, lei si è insediato da poco, subito l'organizzazione di un evento importante, come è andata? Si può fare già anche un bilancio di quella che siamo nel momento clou dei festeggiamenti, diciamo che domani è l'ultimo giorno, si può tracciare già un bilancio di come è andata questa edizione 2014 dei festeggiamenti della Patrona di Basilicata? Sì, beh, guarda, sto ricevendo tanti complimenti per come è andata. Io devo dire la verità, sono una persona che voglio le cose perfette, ho visto che c'è anche qualche criticità, ho cercato di girare da cittadino per la festa per vedere cosa funzionava e cosa non funzionava. In generale è stata una buona accoglienza, perché abbiamo aperto numerosi parcheggi nuovi, quindi abbiamo cercato di far mancare le tante file che ci sono state negli anni scorsi, con la creazione anche di nuove bretelle, per cercare di accogliere anche di parcheggi, signor Sindaco. Anche di parcheggi, abbiamo cercato di accogliere nel migliore dei modi i fedeli che giungono a Viggiano. Cercheremo di fare di più per il prossimo anno. Sappiamo che lei ha voluto dare anche un aspetto innovativo all'organizzazione di questa grande manifestazione, così come in linea con la programmazione della nuova amministrazione Cicala, che tende anche ad innovare il proprio rapporto con la comunità viggianese attraverso tutti gli strumenti, compresi quelli dei social, del web. Sappiamo anche di un'app che è stata applicata per consentire ai pellegrini di avere tutte le informazioni necessarie a poter partecipare al meglio a questo evento. Sì, infatti c'è un'app che si può scaricare, Festa di Viggiano 2014, questa è un'altra novità importante. Nell'app si trova sia la mappa per poter muoversi sia da un punto di vista pedonale che da un punto di vista di viabilità nei percorsi attorno al paese. In più quest'app c'è inserita tutta la programmazione della festa, in più anche attraverso le televisioni abbiamo cercato di apportare il massimo impegno per una maggiore visibilità attraverso anche la postazione di alcuni maxi schermi, perché a volte è tanta la folla per una manifestazione e quindi è importante magari poterla vedere anche dall'altra parte del paese ai tanti fedeli che giungono. Ci sono state numerose dirette per far vivere anche chi sta lontano, chi purtroppo non può partecipare di persona, per far vivere le emozioni che questa festa, che la Madonna riesce a dare ai tanti fedeli e ai tanti pellegrini. Sindaco, un'ultima domanda. Sì, un'ultima, perché il sindaco ha delle doveri istituzionali. Un'ultimissima domanda, ma non possiamo prescindere da questo discorso. La Vergine di Viggiano è la protettrice della Basilicata, qui ci sono tantissimi lucani provenienti anche dalla fascia ionica, non solo dal Potentino, quindi diciamo che lei si sente un po' anche il sindaco di tutta
la Basilicata, l'amministratore di tutta la Basilicata, anche perché i lucani da questo territorio si attendono molto. L'abbiamo vista nei giorni scorsi alzare la voce per quanto riguarda estrazioni petrolifere con il governo centrale, però i lucani mirano anche alle potenzialità di questo territorio per un proprio riscatto sociale ed economico. Lei come risponde? Ma io rispondo che hanno ragione, rispondo pure che troppe volte la Basilicata, troppe volte la Val d'Agri e Viggiano hanno visto che scelte dall'alto, magari sbagliate, mettere e relegare la nostra terra ai margini dello sviluppo, ai margini dell'occupazione. Questo non deve più accadere, stanno secondo me facendo scelte sbagliate, anche non condivise soprattutto dai piani alti, quindi li invito a condividere e invito soprattutto il popolo lucano e le istituzioni, senza guardare le correnti e le varie situazioni che di solito dividono la politica locale, ad unirsi e a fare un'unica voce per l'interesse della nostra terra. Sindaco, un'ultima domanda. Un suo predecessore disse che il comune di Viggiano aveva così tanti soldi a disposizione, rinvenienti proprio dalle royalty del petrolio, che non sapeva come spenderli. È vero che in comune ci sono tutti questi soldi? Ma veramente, ragionando con chi capisce di bilanci comunali, sono tante le idee che abbiamo messo in campo, che mi è venuta la battuta di dire il contrario, dovremmo accedere a un mutuo, quindi voglio dire c'è tutta la volontà, l'entusiasmo di un'amministrazione nuova, giovane, che vuole fare tante cose. Speriamo che tutto quello che abbiamo in testa riusciamo a tradurlo in fatti concreti. I primi 3 mesi ci stanno dando ragione, abbiamo fatto tantissime cose e continueremo su questa strada, l'abbiamo presa come una missione, sia come sindaco, ma devo ringraziare tutta l'amministrazione che sta seguendo e anche dipendenti che stanno dando una mano e che stanno seguendo quello che è la visione politica di questa amministrazione per il nostro territorio, che è un territorio che può guardare non soltanto a Viggiano ma all'intera valle, se riesce a fare cose buone.